La soia fa malissimo, crea problemi alla tiroide, causa il cancro al seno. O no? Buongiorno a tutti e benvenuti su Cucina Botanica. Io sono Carlotta, insegnante di cucina vegetale e oggi parleremo di un argomento molto discusso, la soia. Premetto che non sono medico, nutrizionista o dietista, ma che tutte le informazioni che troverete in questo video arrivano da materiale fornito da medici e nutrizionisti. In ogni caso, troverete tutte le informazioni e tutte le fonti in fondo al video. Cos'è la soia? La soia fa parte della famiglia dei legumi e si differenzia dagli altri per avere un maggior quantitativo proteico oltre che di ferro e di calcio. È quindi un ingrediente ricchissimo di proteine e anche per questo è molto diffusa come alimento alternativo alla carne. Partiamo col dire che la soia contiene tantissimi nutrienti, come appunto le proteine. Infatti la soia è una proteina completa, il che significa che contiene tutti gli aminoacidi essenziali che l'uomo deve assumere tramite l'alimentazione, grassi sani, principalmente monoinsaturi e poliinsaturi, calcio, infatti la soia aiuta a mantenere la densità ossea e a limitare la possibilità di fratture in età della menopausa, ferro, infatti 100 g di soia secchi contengono circa 15 mg di ferro che è il fabbisogno giornaliero di un adulto, e gli isoflavoni, un tipo di fitoestrogeni dalle proprietà antiossidanti che sembrano essere efficaci contro il cancro. Prodotti a base di soia. Con la soia si possono produrre tantissimi prodotti, alcuni dei quali sono molto famosi per essere largamente consumati all'interno di alimentazioni vegetariane o vegane, come la soia secca che è fatta così, ma anche la bevanda alla soia, lo yogurt di soia, il tofu, il tempeh, gli edamame, il miso, le proteine della soia e sostituti per la carne come burger, nuggets e anche salsicce vegetali. Questi ultimi non sono proprio la forma più sana per consumare la soia, ma sono molto diffusi. Comunque, ora che abbiamo capito bene di che cosa stiamo parlando, partiamo subito con le domande più scottanti riguardo la soia. È vero che la soia causa il cancro al seno? No, addirittura alcuni studi mostrano il contrario. La soia infatti si è dimostrata molto utile nel ridurre sia le insorgenze sia le recidive dei tumori ormonosensibili, proprio come il cancro al seno. Tutti i dubbi sulla soia derivano dalla presenza al suo interno di alcuni fitoestrogeni, per la precisione gli isoflavoni, che sono degli estrogeni derivati dalle piante. Questi si possono infatti trovare in un sacco di altri cibi, ma principalmente nella soia. Comunque, anche questi fitoestrogeni presenti nella soia non sembrano avere alcun effetto sugli ormoni. Ed è cosa certa che la soia non faccia male e non provochi questo tipo di tumori. Per coloro che hanno già avuto una diagnosi di cancro al seno o che sono in cura, è stato dimostrato che l'assunzione di soia era significativamente associata a una diminuzione del rischio di morte e di recidiva nel caso di molti tipi di cancro al seno. La soia va bene per gli uomini? La paura che la soia possa essere in qualche modo femminilizzante o che possa dare problemi alla fertilità maschile è assolutamente infondata. Molti pensano che la soia abbia effetti sugli ormoni, sulla salute della prostata e sulle ghiandole, ma anzi, parlando di salute della prostata, il consumo di soia è appunto legato al minor rischio di sviluppare il tumore alla prostata. È vero che mangiare soia non è etico perché causa deforestazione? Allora, è verissimo che le piantagioni di soia sono causa di gran parte della deforestazione, specialmente in Sud America. Questa è una grande minaccia alla biodiversità e alla natura, e su questo siamo d'accordo. Però è anche vero che larga parte della soia, si parla dell'85%, quindi tantissima, è coltivata per nutrire gli animali d'allevamento. Solo il 6% della soia è utilizzato per produrre alimenti destinati agli umani, quelli di cui vi ho parlato prima. Quindi, limitando l'assunzione di carne, avremo sicuramente un impatto molto maggiore sulla produzione di soia. È vero che la soia non va bene per il cuore? Uno dei maggiori benefici derivati dal consumo di soia è proprio l'abbassamento dei livelli di colesterolo totale e di colesterolo cattivo, e di conseguenza una prevenzione delle patologie cardiovascolari. La soia infatti contiene molta fibra che oltre a regolare il transito all'interno del tubo digerente, riduce la curva glicemica e ostacola l'assorbimento del colesterolo. Devo eliminare la soia se ho problemi alla tiroide? La preoccupazione riguardo l'incidenza del consumo di soia sul funzionamento della tiroide è ingiustificata se l'apporto di iodio è sufficiente. È vero che la soia interferisce con gli ormoni tiroidei, ma comunque in una dieta varia non si raggiungono mai i quantitativi di soia che sarebbero sufficienti. E anche se fosse un adeguato apporto di iodio, che quasi tutti noi riusciamo a raggiungere grazie al sale iodato, ci dà la certezza che la soia non costituisce un problema per la funzione tiroidea. Cibi pieni di iodio sono appunto il sale iodato, venduto ovunque in Italia,
e anche le alghe di quando andate a mangiare il giapponese. Bisogna fare attenzione soltanto se si assume una terapia ormonale sostitutiva per quanto riguarda l'ormone prodotto dalla tiroide. In questo caso si consiglia di assumere la soia a distanza di qualche ora rispetto alla terapia ormonale, perché appunto l'assunzione di soia potrebbe andare ad interferire con l'assorbimento di questo ormone assunto per via farmacologica. E la soia OGM? L'argomento della soia OGM è tra i più dibattuti, però c'è da dire una cosa. Moltissimi dei cibi che mangiamo tutti i giorni sono infatti OGM, eppure noi non ce ne accorgiamo, per noi rappresentano la normalità. Proprio come le carote arancioni o la stragrande maggioranza del grano per la pasta o il mais. Bisogna capire infatti che OGM non vuol dire male a prescindere. Comunque, se preferiamo mangiare qualcosa che non lo sia, possiamo scegliere tra l'infinita varietà di brand che offrono prodotti a base di soia non OGM. La soia va bene in menopausa? Sì, certo, non bisogna avere paura dell'effetto simile agli estrogeni che hanno gli isoflavoni contenuti nella soia. Anzi, addirittura un consumo normale di soia è in grado di mitigare i sintomi della menopausa e di aumentare la mineralizzazione dell'osso. In conclusione, dalle 3 alle 5 porzioni di soia al giorno sono un quantitativo di soia sano e potenzialmente benefico per l'organismo. Tenete a mente che la soia è un allergene comune, quindi se notate qualcosa che non va quando l'assumete, consultate un medico. E tenete anche presente che un sacco di articoli scientifici sulla soia possono essere mal interpretati o fraintesi o addirittura sfruttati per sparare cavolate che fanno audience. Cercate quindi sempre pareri autorevoli e fate sempre la vostra ricerca. Non fidatevi di una frase letta per caso su internet. E questo vale per qualsiasi nozione, non soltanto per i consigli di alimentazione. Detto ciò, io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto. Se questo video vi è piaciuto e se volete vederne altri, c'è il mio canale YouTube, io vi do un enorme benvenuto se volete iscrivervi. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!